Polifemo si sposta alla terza in una piacevolissima serata di estate. Abbiamo avuto modo di conoscere Mario Tozzi, il noto geologo e conduttore televisivo, nell'ambito di Carsica Festival, che appunto ha fatto tappa qui alla terza. Un evento fortemente voluto e organizzato dall'amministrazione comunale di La Terza, un modo per far crescere il nostro territorio, per valorizzare la terra delle gravine, per fare marketing territoriale, per fare turismo, per fare economia. Allora, non mi sono portato a parati particolari, però cerchiamo di vedere le cose con gli occhi della mente. Tutto quello che vediamo, gravina compresa, faceva parte del fondo del mare. Era il fondo del mare. Si formava con una lentezza esasperante grazie alla deposizione di minuscoli frammenti anche di tanti piccoli organismi. Ci metteva un tempo infinito, ma la terra di tempo c'è un apparecchio a disposizione. Comunque a un certo punto si è formato e ha fatto questi grandi strati che si vedono anche per strada. La Puglia è l'unico posto in Italia che li conserva quasi piatti, perché da un punto di vista geologico è una zona tranquilla. Se si fa eccezione per il Gargano, che è tanto tranquillo com'è, dal punto di vista geologico vulcani e terremoti qui ce ne sono pochi. Carsica Festival approda a La Terza con Mario Tozzi. Dalle sue parole abbiamo avuto modo di vedere il suo stupore per la bellezza della terra delle gravine. Cosa l'ha colpita in modo particolare? Perché poi ogni bellezza del nostro sud, della nostra area ionica, ha una sua peculiarità, per cui sono completamente diverse nella loro bellezza le varie realtà osservate. Ma qui alla terza è evidente che la gravina è selvaggia e dunque la cosa che colpisce di più è che sia così naturale ancora. È la cosa che andrebbe tutelata di più effettivamente, quindi ma le conosco da tempo perché ho fatto addirittura la tesi di dottorato qui in Puglia, quindi sono zone che conosco, però la terza si mantiene ancora integra da questo punto di vista, parlo della gravina ma anche della cittadina per la verità. La Puglia rimaneva tranquilla. Com'era quel mare? Beh, era fatto di tanti tratti di acque profonde, dove appunto si sedimentavano queste rocce, ma anche di tratti di acque meno profonde, più superficiali. C'erano delle isole coralline, come quelle che vediamo alle Bahamas o in altri posti, e lì si formavano appunto delle scogliere. Se ci fosse stato qualche sapiens al tempo avrebbe potuto visitarle, ma non c'era nessuno, anche gli animali erano per certi versi simili, pesci come quelli che ci sono oggi, identici per esempio, ma anche molto diversi. Ci sono questi organismi che costruivano queste scogliere, oggi sono i coralli, si chiamano appunto barriere coralline, un tempo erano anche altri, c'erano di stranissimi. In Puglia sono tipici certi molluschi che avevano la forma di un cono gelato molto grande, rudiste si chiamano. Insomma, si costruiva tranquillamente così. Però, mentre un tempo pensavamo che tutta questa regione fosse tutta sott'acqua, quasi tutta l'Italia, in realtà abbiamo dovuto cominciare a cambiare le idee perché qui vicino, nella provincia di Bari, è stata scoperta una enorme distesa di impronte di dinosauro. Ora, i dinosauri sott'acqua non ci vanno, dunque voleva dire che quel pezzo di territorio era emerso, un po' come fosse le Everglades della Florida di oggi. Dunque, oltre alle isole, oltre al mare profondo e meno profondo, c'erano anche vasti lembi di continenti emersi su cui andavano a spasso i dinosauri. Tutto questo è durato sostanzialmente fino quasi ai giorni nostri. Ma la Puglia è figlia di quelle rocce lì. E infatti quasi tutti i paesi pugliesi, le città, sono tutte formate di queste chianche bianche. Sono tutti figli dei calcari, anche le costruzioni sono quasi tutte così. E addirittura il barocco leccese è figlio di quella particolare pietra screziata, aranciata, giallo, marrone, dorata, che è una pietra di un'antica spiaggia che poi si è sedimentata e ha dato modo di essere scolpita con facilità e molto lavorabile e trattiene la luce in quel modo meraviglioso. Dunque, quando parliamo della Puglia, e di questo io parlerò proprio nella puntata di Sapiens che stiamo girando in Puglia, parliamo proprio di una regione in cui l'impronta della storia della terra si è riflessa magnificamente nella storia degli uomini. La necessità di valorizzare queste ricchezze, di valorizzare il bello e preservarlo da tutto quanto lo deturpa. È una piaga
ovviamente che riguarda tante zone della nostra Italia. No, valorizzare però è un termine che non mi piace, sembra che si debba dare un prezzo a queste cose. Godere, ecco, se vuoi godere di queste bellezze le devi tutelare, le devi difendere da quell'aggressione che gli facciamo, costruendo dappertutto, portando le autovetture nei centri storici, non rispettando i limiti dei fiumi. Sono cose che devono fare coloro che amministrano localmente questi posti, non è che le possiamo fare da un'altra parte. Sono i cittadini che dovrebbero rendersi conto del patrimonio in pericolo, però purtroppo spesso non lo fanno e infatti molti vanno perduti. Un'altra cosa che in Puglia un po' l'abbiamo sbagliata, ma questo è un po' in tutta Italia. Oh, non c'è un paese, una regione di muratori come la Puglia, costruite come dannati. Che è sta bulimia costruttiva? Basta. Il prossimo amministratore comunale mi si deve presentare in tutte le città d'Italia dicendo: guarda, da domani qui mattoni zero, rimetto a posto quello che c'ho, che è anche un guadagno maggiore. Si è tollerato l'impossibile da noi, l'abusivismo, il costruire dove non si doveva, la non conoscenza delle regole. Ecco, facendo una comparazione tra il livello di tutela che c'è in Italia e quello invece esistente in altri paesi europei, proprio come rispetto, come salvaguardia dell'ambiente, a che punto siamo? No, non è un bruttissimo punto. L'Italia tutela più del 15% del proprio territorio con i parchi. Sono le pratiche comuni, quelle fuori dai parchi, che mettono un po' in difficoltà. Perché nei parchi funzionano bene le cose, come nel resto d'Europa. Ma solo che il contesto nostro non viene difeso. L'Italia è il paese che costruisce di più al mondo. 2 metri quadrati al secondo. È quello che bisogna stoppare. Ma per fermare quello bisogna dire ai sindaci: sindaco, tu da domani che viene eletto, il mio voto ce l'hai soltanto se non costruisci più. Nessun sindaco ti dà retta, mentre invece potresti recuperare e guadagnare lo stesso, far circolare l'economia lo stesso, recuperando l'esistente. Nessuno ha il coraggio di fare questa scelta. E poi non bisogna lamentarsi se oltre al brutto arrivano i morti e i danni, perché molto spesso le costruzioni abusive sono in zona di rischio. Perché la natura si vendica poi. Non è che si vendica, fa il mestiere suo, il fiume si riprende il territorio che gli hai rubato, quindi, ma lo vedi e quindi potresti starci attento. Spostandoci su queste tarantine troviamo uno spettacolo naturale che è unico al mondo. Al di là del fatto che sia la più grande o no d'Europa, è veramente unico al mondo. E ci fa domandare qual è il vero segreto dell'Italia. L'Italia il suo segreto ce l'ha proprio in questo. Cioè non ce l'ha tanto e soltanto nel Colosseo, in Venezia, questo le conosciamo. Sono posti bellissimi, Pompei. Però rischi di andare in un posto dove non vive più la gente. Belli ma cartoline. Invece la bellezza dell'Italia sta proprio in questo valore del contesto, cioè nell'aver mescolato la natura, il paesaggio, che è natura modificata dagli uomini, e le costruzioni dell'uomo, fino a che gli uomini sono stati in grado di farlo mirabilmente. Pensate a Matera. A Matera si vive fino alla notte dei tempi. Prima si caria il calcare più tenero per farci delle grotte, sfruttando quelle già naturali, e ci si mette lì. Si fa pure qui, a Ginosa, in tutte le gravine. Poi quegli abitanti capiscono che possono prelevare mattoni da lì, metterli vicino all'entrata della grotta e costruire questi lamioni. Anche qui si fa la stessa cosa. Hanno dei sistemi di condizionamento e di climatizzazione naturale, sapete che sono così lunghi apposta perché il sole, quando è inverno, più basso sull'orizzonte arrivi fino all'ultima camera, riscalda anche l'ultimo ambiente. Quando è estate, che è più alto sull'orizzonte, invece l'ultimo posto si mantiene fresco perché non arriva fino in fondo. Avevano un sistema di cattura e di immagazzinamento delle acque, che ho visto peraltro anche qui, ma che a Matera raggiunge un aspetto anche monumentale. Pensate che a Matera c'erano 14 fontane e l'acqua non è mai mancata. Quando gli abitanti furono deportati nei quartieri nuovi dopo il 1952, gli diedero delle case moderne e confortevoli. Lì l'acqua la portava l'acquedotto, ma mancava tutti i mesi. E nel bidet ci piantavano l'aglio e le cipolle perché non l'avevano mai visto, non sapevano che farci. Matera è l'esempio tipico di una smart city del passato, cioè una città in equilibrio col territorio. L'acqua la risparmia e la usa in maniera ragionevole, ci sono i giardini pensili, gli orti urbani, oltre a quello che viene dalle campagne, e la cosa più bella di tutti è che a Matera la città è fatta per stare insieme. Un vivere secondo natura che innesca un meccanismo virtuoso, il marketing del territorio, il turismo. Quello sì, turismo inteso come visita però, non più come turismo che scappa in un giorno, vedi Matera, Gravina, La Terza e magari Taranto. E questo non porta vantaggio a nessuno. Dovresti invece fare in modo che la gente si fermi e viva qui un'esperienza di Puglia, quello che ho cercato di raccontare. Quella non ce l'ha nessuno, è su quello che devi puntare. Quella è la via. La gente che verrà qui domani partirà dalla Gravina
per conoscere la storia della terra e poi la storia degli uomini che hanno fatto questa cittadina straordinaria e le altre. Partirà da lì, la visiterà con attenzione, poi starà qui, si fermerà in un posto dove dormire come quello che sto io, dove sono io, che è bellissimo, o altri, mangerà qui, perché l'Italia è un posto che non si globalizza facilmente, per fortuna. Neanche in Puglia trovi tutte le focacce uguali. Che vuoi mettere, che la focaccia di Corato è uguale a quella di La Terza? No, qui si fa la guerra del pane tra Altamura, Matera, voi. E però questo è un bene. Tu immagini di un extraterrestre che venisse e gli facessero l'esame di geografia. Senti, secondo te i canederli e le sarde a involtino alla Beccafigo stanno nello stesso posto? Quello direbbe no, stanno in due continenti diversi. Eppure sono il nostro nord e il nostro sud. Quello che c'ha di bello l'Italia, come diceva già Stendhal quando la visitava, è che ogni 10 leghe, diceva lui, cambia tutto. È quella diversità lì su cui devi puntare. Questa diversità qui, quando vieni qui, tu vivi un'esperienza. Sei catturato dall'atmosfera, dal fatto che c'è una grande natura, un grandissimo godimento dello spirito, del paesaggio, e che mangi bene e che conosci persone amichevoli, ospitali come possono essere i pugliesi. Questo devi dare. Con che pensi di vivere domani? Questo c'hai. Se ci metti il bollino di qualità di un parco regionale o quello che sia, lì vinci la tua partita, è sicuro che è così. Tanto è vero che i parchi italiani, tutti quanti, compresi quelli regionali, mettono insieme un movimento di valore di circa 3 miliardi di euro all'anno. Fanno lavorare un sacco di persone. È uno dei pochi esempi di funzionalità efficiente della pubblica amministrazione. Gente che guadagna pochissimo, che ci mette l'anima e lo fa quasi a livello di volontariato. Vanno gestiti bene, ma questo però è tutto un altro discorso. Tutela che diventa opportunità di sviluppo. La meravigliosa terra delle Gravine è a una quarantina di chilometri il mostro, l'Ilva. Avevamo una visione speciale del mondo per cui in Italia tutto era bello. A un certo punto abbiamo messo gli impianti industriali più brutti nei posti più belli, mica solo l'Ilva, Manfredonia, Ancona, Venezia con Marghera, ne vogliamo parlare, Civitavecchia vicino Roma, Spezia, Genova, tutti i posti deturpati. Erano figli di un'altra logica mercantile. Oggi non c'è più, queste attività vanno messe nella massima sicurezza, cioè fare in modo che la produzione industriale, quella che deve rimanere in Italia, sia fatta in condizioni di sicurezza. Ma per questo bisogna investire molto, cioè chi ha quelle realtà deve ridurre i profitti per investire in sicurezza, se no non la possono fare. Per concludere, il ricordo più bello, forse anche quello culinario, che così porterà con sé da questa visita qui, in terra delle Gravine. I 2 chili di pancia che ho preso per forza delle focacce, delle mozzarelle, delle favette con la cicoria, tutta sta roba qua, basta, fatela finita, così va in coma glicemico. E poi anche puntare sulla cultura, perché di fatto quella ce l'hai, ma non è quella dei libri, è quella che avete maturato vivendo qua. Ce l'avete tutti portatori sani di cultura, e quella è una cosa che ti cambia la vita dal punto di vista del rendimento economico. Qua non devi puntare sui grandi numeri, sull'investimento industriale, quella è una chimera del passato. Qui devi puntare sul bello inteso come bene di contesto. E questa è l'ultima cosa che vi racconto. Il bello di cui si diceva prima, spesso si dice dell'Italia la grande bellezza. Qualcuno dice che la grande bellezza salverà il mondo, a patto che qualcuno salvi questa grande bellezza, perché se non la salvi. L'Italia è stato davvero il posto della grande bellezza. Io prima ricordavo Matera, ma ricordiamoci le città ideali del Rinascimento, no? Mirabili esempi di armonia tra il costruito e il paesaggio, bellissime. Poi però ce lo siamo un po' scordato. Io invito sempre chi viene a Roma, magari scende all'aeroporto di Fiumicino, dico: guarda, bendati appena sceso in macchina e leva la benda al Colosseo, perché in mezzo c'è il brutto, brutto più totale. Rischiamo di avere un paese in cui per andare da un bello all'altro è meglio che ci vai bendato, perché vedi l'inverosimile in mezzo. Perché? Quando invece la nostra bellezza stava proprio nel contesto, cioè nell'insieme di questi valori. Che è successo? Perché l'abbiamo persa questa cosa? E io non lo capisco mica. Quelli che hanno insegnato il bello al mondo, i romani che costruivano per sempre, c'erano dei punti che ancora stanno in piedi, pure col traffico sopra. E negli ultimi 5 anni in Italia sono crollati 10 ponti moderni. Ma guardate che è una cosa grave. Che c'è successo? Ci hanno cambiato le cose. Ci hanno cambiato quelle cose che cambiano tutti i posti belli, purtroppo. E in poco tempo molti diventano brutti. E pericolosi.
Siamo con il sindaco di La Terza, Gianfranco Lopane. Beh, ovviamente l'orgoglio e la soddisfazione di vedere il proprio territorio al centro dell'interesse di un esperto del settore quale Mario Tozzi. Beh sì, abbiamo voluto sperimentare qualcosa di nuovo in questa edizione di Carsica 2019, intanto perché Carsica non è soltanto spettacolo, fondamentalmente nasce come un festival di musica e di spettacolo nelle Gravine, ma quest'anno ci siamo concessi una serata di approfondimento perché riteniamo che questo tema, il tema delle Gravine, debba essere l'agenda amministrativa dei prossimi giorni, e io penso che l'iniziativa delle amministrazioni, dei comuni che ricadono all'interno del Parco delle Gravine debbano trovare il coraggio per portare avanti un progetto che è da troppo tempo bloccato. Ci vuole coraggio nel capire che il Parco delle Gravine non è soltanto i vincoli che vengono da un piano di gestione provvisoria, ma può essere una grande opportunità intanto di tutela del nostro ambiente, della nostra biodiversità, del nostro paesaggio, di una provincia che non è soltanto l'Ilva di Taranto. La bellezza delle nostre terre credo ormai stia diventando... Anzi, c'è proprio, grazie al cielo, l'alternativa alla monocultura dell'acciaio. Assolutamente sì, crediamo che questo parco che attraversa la parte occidentale e arriva fino alla parte orientale della provincia di Taranto possa essere un'alternativa soddisfacente. Naturalmente noi abbiamo la tutela dell'ambiente come primo punto all'ordine del giorno, ma stiamo parlando anche di valorizzazione. È una terra ancora da scoprire, quella delle Gravine, e noi cerchiamo di offrirla attraverso lo spettacolo, attraverso la musica, attraverso la cultura, con la proposta di Carsica 2019. È un esperimento che vorremmo replicare e vorremmo portare sul tavolo regionale un impegno concreto, quello dei sindaci, ad andare avanti nel progetto di consorzio dei comuni. Quell'aspettativa che aveva Goethe e tutti i viaggiatori mitteleuropei che facevano il Grand Tour oggi è perduta. O meglio, l'aspettativa resta. Per esempio Roma è in testa all'aspettativa di visita nel mondo, ma nessuno ci vuole tornare o stare più a lungo. E questo vuol dire che qualche cosa l'abbiamo sbagliata. Costiamo troppo, ci siamo affollati troppo, non tuteliamo i beni storico-artistico-monumentali come dovremmo, non tuteliamo l'ambiente. Cioè questo significa che a un certo punto noi abbiamo perso questa magia, questa capacità di fare in modo che le persone venissero catturate da un magnete potentissimo che era quello della bellezza stratificata nel tempo. Ma ce l'abbiamo ancora. L'unica cosa che dovremmo fare è rispolverarlo e tutelarlo, e invece quello che vedo è gente che lo calpesta e lo ricopre. Questo noi dovremmo cercare di evitare. Assessore Mimma Stano, un grande bagno di folla, di pubblico, qualcuno poteva dire magari è un argomento di nicchia, no, assolutamente, c'è stato un coinvolgimento popolare, perché poi parliamo di argomenti che ci toccano da vicino, la valorizzazione delle nostre risorse, preservare le nostre risorse, e Mario Tozzi ci ha dato un'iniezione di fiducia a credere in quello che è il nostro patrimonio naturale. Sì, è stata praticamente la fotografia di quello che siamo, ma soprattutto un incentivo di quello che possiamo essere. L'invito che ha rivolto Mario Tozzi a tutta la popolazione è un invito importantissimo, è un invito a prendere coscienza della ricchezza che abbiamo e nello stesso tempo l'obbligo di tutelare e di valorizzare. Il suo discorso sul contesto, sul paesaggio, su tutto quello che circonda il bene principale che c'è La Terza, cioè la Gravina, è un discorso innovativo, perché di solito noi pensiamo a una tutela in via, diciamo, astratta. Invece il contesto, il paesaggio, la tutela, la cura di tutto quello che c'è intorno per valorizzare l'oggetto principale è un messaggio veramente nuovo, veramente forte, che credo che gli spettatori hanno recepito molto bene, vista la reazione che hanno avuta, una reazione molto spontanea e molto forte. Non c'era difficoltà a trovare un posto per sedersi, per come c'è stata veramente, e non solo dalla Terza, anche da altre aree vicine alla Gravina. Sì, noi abbiamo fatto anche una buona comunicazione, abbiamo invitato molti gruppi, molte persone dell'ambiente, però non ci aspettavamo questa folla per una questione abbastanza di nicchia e per specialisti. È stato un bagno di folla veramente stasera, siamo stati molto soddisfatti.
soddisfatti della reazione del pubblico e dell'ottima riuscita dell'evento. Grazie anche a voi per la divulgazione che avete fatto e che continuerete a fare.